Ci troviamo all'ospedale Fornarole di Magenta, dove la Fondazione dei Quattro Ospedali ha effettuato questa mattina una donazione di televisore al nosocomio. Però non è giusto, lui ha aspettato tutte le donne senza. Esatto, è capito. Hai capito? Il direttore Novaco. A tutti, grazie della partecipazione. È un'occasione importante per l'ospedale di Magenta. Oggi diciamo, è un momento conclusivo, in realtà è un'attività che continua e le iniziative sono molte, però volevamo sottolineare questo momento il rapporto forte che c'è tra l'azienda sanitaria sociosanitaria Ovest Milanese e la Fondazione Quattro Ospedali, che oggi diciamo, ci illustra questa donazione di televisori, che poi dopo verranno spiegato di che tipo sono e dove vanno, poi faremo un piccolo giro per andarli a vedere dove verranno posizionati. Io sottolineo solo diciamo, l'ottimo rapporto che c'è con Fondazione, e che ci dà l'occasione anche per andare a fare diciamo, degli interventi sentendo gli operatori, sentendo un pochino i pazienti e gli utilizzatori delle nostre strutture. Qui siamo a Magenta, l'altro qualche giorno fa eravamo a Legnano, poi ci sono anche altre occasioni, Buono. E poi lo diranno loro. Non voglio diciamo, togliere troppo suspense. E mi fa piacere, ovviamente tutta la direzione e l'azienda sono grati alla Fondazione per quello che fa e che riesce a fare, anche appunto come dicevo l'importante è sentendo, avendo un rapporto stretto sia con gli operatori che anche con i pazienti che intercettano nei vari luoghi dell'azienda. Coordinatrice, ogni 5 giorni, 6 continuava. Arrivano i treni, arrivano i treni. Ecco, abbi pazienza. Spero che non siamo applicate queste allarme. No, abbiamo già fatto le verifiche per la sala d'attesa, diciamo, sia per l'attesa sia per la privacy. Grazie, direttore. Intanto è un piacere che siamo al completo, anzi la stampa ci chiedeva una fotografia che non c'è neanche di tutte e cinque, quindi fino a oggi riusciamo a farla, Magenta riusciamo a farla. Niente, la fondazione è stata creata e pensata come ponte fra la cittadinanza e l'ospedale per cercare di ovviare, anzi aiutare dove è possibile, e mi sembra che toccherebbe a me a dirlo, visto che sono più interessato, ma comunque mi sembra che ci stiamo riuscendo. Stiamo riuscendo perché stiamo facendo un lavoro capillare, sentiamo l'esigenza, un minuto fa è fuori un'altra che vedremo di risolvere immediatamente per Magenta, visto che sono già interessati direttamente i magentini, muovendo appunto, siamo in Rotary di Magenta e poi qualche altra iniziativa, e poi noi dove completeremo l'opera, che sia sempre presente anche per quello. Niente, io sono contento che le cose stiano funzionando bene, abbiamo in procinto parecchie altre iniziative, il 14 ce ne sarà una molto importante anche a Legnano, e quindi poi abbiamo a Cugiono, però io per le specifiche, visto che abbiamo il mio vice rivoluzionario, lui che raccoglie, io gli passerei la parola perché ne sa lui più di me, di sicuro, sotto questo. Buongiorno. Dottore, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Ragazzi, se c'è qualche infermiera, Sì. Pochi. Una smirza? No, pochi. Grazie. Ho messo la scaletta. Ma c'hanno già due reparti attrezzati, però Nino. Angelo. A Nino non si può dire di no. Mani qualcosa. Avete fatto una. Io devo nascondere la mano. Dietro richiesta dei primari di Magenta stiamo consegnando questi televisori. I televisori saranno due negli ambulatori, dove io sbagliavo sempre a dire dove erano. Ce ne saranno 11 in chirurgia, 10 e 32 pollici
e un 55 pollici da mettere nella sala dove fanno la riunione i chirurghi al mattino per vedere le radiografie e discutere di quello che devono fare. Poi ne metteremo 10 anche sopra in medicina 1, perché in medicina 2 li avevamo già messi, anzi in medicina 2 avevamo messi anche gli orologi, perché le donnette, gli anziani cercavano un orologio, non sapevano mai quando era l'orario, cos'era l'orario, e allora nel giro di poche ore gliele abbiamo portati. Vi ringrazio tutti per essere presenti, mi fa piacere anche a me che tutta la fondazione siamo qua. La Luciana Parola è appena entrata a far parte della fondazione, il dottor Cerati lo conoscete già. Siamo tutti qui a lavorare per lui in trasferta. Lui è locati, anche lui in trasferta è venuto. Siamo tutti qui per lavorare con l'azienda ospedaliera e ci fa piacere che ci sia questo rapporto con il direttore generale. Grazie a tutti.